Ciao, sono Luca e in questo video vedremo un allenamento a total body con panca e manubri a casa. Posizionati su una panca con lo schienale completamente abbassato, selezionando due manubri in termini di peso che puoi gestire al meglio per una corretta esecuzione. I piedi sono ben saldi per terra con la zona lombare leggermente inarcata e le scapole addotte per preservare l'articolazione delle spalle. Nella posizione di partenza i gomiti saranno leggermente flessi. Esegui il movimento con un ampio arco in maniera lenta e controllata, espirando quando contrai e inspirando nella fase discendente da eseguire lentamente per la massima efficacia, con un'ottima focalizzazione su contrazione e pompaggio dei pettorali. Quando sei con le braccia estese sopra il petto, puoi fermarti in mezzo secondo per ottimizzare la contrazione a livello dei pettorali stessi, soprattutto per quanto riguarda la porzione interna. Infine, rispetto ad altri esercizi che prevedono movimento di spinta, in questo caso escludiamo i tricipiti dall'esecuzione, con i pettorali stessi che si fanno carico della maggior parte del lavoro. Posizionati su una panca con lo schienale completamente abbassato, selezionando due manubri in termini di peso che puoi gestire al meglio per una corretta esecuzione. I piedi sono ben saldi per terra con la zona lombare leggermente inarcata e le scapole addotte per preservare l'articolazione delle spalle. Nella posizione di partenza i gomiti saranno flessi a 90 gradi. Esegui il movimento con un ampio arco in maniera lenta e controllata, espirando quando contrai e inspirando nella fase discendente da eseguire lentamente per la massima efficacia, con un'ottima focalizzazione su contrazione e pompaggio dei pettorali. Quando sei con le braccia estese sopra il petto, puoi fermarti in mezzo secondo per ottimizzare la contrazione a livello dei pettorali stessi, soprattutto per quanto riguarda la porzione interna. Infine, rispetto ad altri esercizi che prevedono movimento di spinta, in questo caso escludiamo i tricipiti dall'esecuzione, con i pettorali stessi che si fanno carico della maggior parte del lavoro. Seleziona due manubri in termini di peso che puoi gestire al meglio per una corretta esecuzione per quanto riguarda tecnica e arco di movimento. Le gambe sono leggermente piegate, con la zona centrale del corpo in termini di core che sarà contratta per mantenere la postura, senza che la zona lombare intervenga in maniera troppo importante. Le scapole sono retratte per la massima efficacia. Esegui l'esercizio in maniera lenta e controllata per ottimizzare il tempo sotto tensione per i migliori risultati, con massima focalizzazione su contrazione e pompaggio dei dorsali, espirando quando contrai e inspirando nell'altra fase da eseguire lentamente per la massima efficacia. Le braccia a livello del gomito sono leggermente flesse, con una leggera extra rotazione a livello delle spalle. In parte interverranno anche deltoidi posteriori oltre alla cuffia dei rotatori. Seleziona due manubri che puoi gestire al meglio in termini di peso per una corretta esecuzione per quanto riguarda tecnica e arco di movimento. Le gambe sono leggermente piegate, con la zona centrale del corpo contratta a livello muscolare per mantenere una buona postura. Le scapole sono retratte, con la schiena che mantiene le proprie curve fisiologiche. La zona lombare non deve intervenire in maniera importante. Il movimento consiste nel flettere e nell'estendere l'articolazione dei gomiti, con massima focalizzazione su contrazione e pompaggio dei dorsali, espirando quando li contrai e inspirando nell'altra fase da eseguire lentamente per la massima efficacia. Polsi e avambracci sono in linea con i gomiti mantenuti vicino al corpo. Esegui il movimento in maniera lenta e controllata, massimizzando il tempo sotto tensione per i migliori risultati. Posizionati su una panca con lo schienale a 90 gradi, selezionando un carico in termini di manubri che puoi gestire al meglio per una corretta esecuzione per quanto riguarda tecnica e arco di movimento, senza compensare con il corpo iperestendendo la schiena, che invece mantiene le proprie curve fisiologiche. L'esecuzione consiste sia in un movimento di spinta estendendo le braccia sopra la testa, sia in una intra ed extra rotazione che coinvolge la cuffia dei rotatori, con massima focalizzazione su contrazione e pompaggio dei deltoidi, espirando quando li contrai e inspirando nell'altra fase da eseguire lentamente per la massima efficacia. L'arco di movimento sarà ampio con un'esecuzione lenta e controllata che ottimizzi il tempo sotto tensione per i migliori risultati. Polsi e avambracci sono in linea. Con questo esercizio alleniamo tutti e tre i capi dei deltoidi, oltre alla cuffia dei rotatori. Posizionati su una panca con lo schienale completamente abbassato, selezionando due manubri in termini di peso che puoi gestire al meglio per una corretta esecuzione per quanto riguarda tecnica e arco di movimento. L'esecuzione consiste nel flettere e nell'estendere l'articolazione dei gomiti, con massima focalizzazione su contrazione e pompaggio dei tricipiti, espirando quando li contrai e inspirando nell'altra fase da eseguire lentamente per la massima efficacia. Stai attento che l'articolazione delle spalle non intervenga. Inoltre, assicurati che i gomiti rimangano vicino al corpo. Buona enfasi anche sul tempo sotto tensione per i migliori risultati. Posizionati su una panca con lo schienale a 90 gradi, selezionando due manubri che puoi gestire al meglio per una corretta esecuzione in termini di tecnica e arco di movimento, senza inarcare o flettere lateralmente la schiena. L'esecuzione consiste nel flettere e nell'estendere l'articolazione dei gomiti, con supinazione e pronazione degli avambracci e massima focalizzazione su contrazione e pompaggio dei bicipiti, espirando quando li contrai e inspirando nell'altra fase da eseguire lentamente per la massima efficacia. Assicurati che l'articolazione delle spalle non intervenga, allo stesso tempo con una buona concentrazione
attenzione anche sulla supinazione degli avambracci, così come sulla pronazione, per colpire al meglio i bicipiti. Enfasi anche sul tempo sotto tensione con un movimento lento e controllato per i migliori risultati. La presa a livello delle mani non è troppo stretta per evitare di coinvolgere gli avambracci in maniera non corretta. Posizionati su un tappetino con i piedi fissati sotto due manubri, le ginocchia flesse e le braccia completamente estese con in mano due manubri. Il movimento consiste nel flettere anteriormente la colonna portando il petto verso le ginocchia, contraendo il retto dell'addome, espirando in questa fase per poi inspirare nella fase discendente da eseguire lentamente per la massima efficacia. Assicurati che il collo non intervenga a livello muscolare. Le spalle a livello dei deltoidi anteriori saranno contratte per mantenere la posizione delle braccia e il focus sarà l'intera zona centrale del corpo a livello muscolare. Enfasi anche sul tempo sotto tensione con un movimento lento e controllato per i migliori risultati. In parte interverranno anche i flessori dell'anca e il retto femorale. I piedi sono ad una distanza pari alla larghezza delle spalle con le punte leggermente verso l'esterno e il secondo dito di ogni piede in linea con il ginocchio. Attento quindi che le ginocchia stesse non si muovano in maniera non corretta verso l'interno, ma rimangano invece in linea con i piedi. Seleziona due manubri che puoi gestire al meglio in termini di peso per quanto riguarda tecnica e arco di movimento. Manterrai questi stessi manubri lungo i fianchi con le braccia completamente estese. L'esecuzione è composta da due fasi. Nella prima, definita hip hinge, sposti il bacino all'indietro come se ti dovessi sedere, mentre nella seconda vai a flettere l'articolazione delle ginocchia con il peso che grava principalmente sui talloni e meno sulle punte dei piedi. Le ginocchia stesse non devono mai andare oltre il piano immaginario che parte dalla punta dei piedi per evitare di sovraccaricarsi in termini di stress. Espira quando contrai e inspira nell'altra fase da eseguire lentamente per la massima efficacia. La zona centrale del corpo a livello muscolare sarà contratta per mantenere una buona postura. Assicurati inoltre che la schiena mantenga le proprie curve fisiologiche. Buona enfasi anche sul tempo sotto tensione per i migliori risultati. Nella fase di discesa puoi arrivare con le cosce parallele al suolo o puoi abbassare ulteriormente il bacino e tutto questo dipende dal tuo grado di flessibilità e mobilità che devi rispettare. Con questa variante di squat coinvolgiamo in particolar modo quadricipiti, glutei e femorali. Ti invito a iscriverti al mio canale e come sempre se vuoi fare un salto di qualità in termini di forma fisica puoi contattarmi e ti spiegherò come posso aiutarti a distanza con il mio servizio di personal trainer online.